Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio. In questa nuova puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, ascolteremo l'intervista fatta a Gaetano Alessi in occasione della presentazione del suo libro L'eredità di Vittoria Giunti alla Festa dell'Unità del quartiere Barca. Gli abbiamo chiesto che cosa significa per lui parlare di mafia in Emilia-Romagna, chi era Vittoria Giunti e qual è la sua eredità più significativa, come nasce il libro di cui è autore e la storia della testata Ad Est, di cui Gaetano è fondatore e per la quale ha vinto il premio Giuseppe Fava nel 2011. Vorrei chiederti che sensazioni si prova a parlare di questo tema, qual è la mafia in questa regione del nord. Io sono pugliese e comunque mi sembra che sia sempre sentito molto di più al sud questo problema, comunque se ne parla molto di più al sud, al nord viene abbastanza nascosta, quindi volevo chiederti cosa si prova a parlarne qui. Il problema del sud è che noi abbiamo la nostra mafia, un patto di natura storica, nasce da 150 anni a questa parte, quindi noi abbiamo dovuto subire negli anni una presenza che poi si è molto legata allo Stato. Invece la presenza delle mafie in questa regione è una presenza puramente economica, sono sempre collegati invece a grandissimi affari. Seguendo il flusso di denaro sono arrivati qua grazie alla legge sovietica speciale negli anni 50 e poi hanno avuto del tutto nel loro interesse di mantenersi in una situazione di costante silenzio, perché dove c'è silenzio riescono a fare bene gli affari, avendo anche una montagna di soldi da poter spendere, hanno spesso comprato anche la complicità e il silenzio. E poi la sensibilità che hanno gli emiliani o la gente del nord è diversa rispetto alla nostra, perché da noi meridionali la presenza dell'antimafia militante spunta da un contrasto normale e simbiotico con le mafie che abbiamo. Qua ancora non c'è, perché non viene percepito il problema delle mafie come il problema che ci viene raccontato dalla televisione, cioè le bande armate. La presenza della mafia qua è una presenza molto economica, gestisce milioni di euro, fa comodo in questo periodo di crisi perché sono gli unici ad avere i contanti, ma è una scelta suicida, perché nell'arco di pochi anni porterà sta gente che non ha rispetto per niente tranne che per la propria famiglia a occuparla anche militarmente. Questa sera eri qua a presentare il tuo libro, L'eredità di Vittoria Giunti. Perché proprio su Vittoria Giunti, che penso che sia una figura non molto conosciuta, almeno qua al nord, e perché può essere importante per i giovani? Perché la figura di Vittoria è una figura che copre 60 anni di resistenza. Lei è una giovane partigiana toscana che fa l'attività di resistenza a Roma, poi si trasferisce in Sicilia per seguire il compagno e decide di rimanere in Sicilia negli anni 50 per lottare per l'emancipazione femminile contro la mafia dei feudi, e poi 40 anni dopo si legherà a un gruppo di ragazzi che sarà l'unico gruppo che farà opposizione alla famiglia Cuffaro nel suo luogo d'origine, cioè nella sua Raffadale. Quel gruppo di ragazzi fonderà un giornale seguendo una sua indicazione, e sarà poi il giornale che riuscirà nel tempo a smantellare il potere cuffarano, fino a essere citato anche nella sentenza di condanna del senatore Cuffaro, che ricordiamo è in carcere dal 22 gennaio di quest'anno. Quindi Vittoria copre 60 anni di storie di resistenze e di storie di emancipazione. Tra l'altro poi è il primo sindaco donna della Sicilia nel 1956 in un paese della provincia di Agrigento, non immaginate che ce ne fossero tante in Italia, solamente tre. È una storia che comunque chiunque l'abbia sentita è riuscita a trasmettere sensazioni. Appunto per questo hai usato il termine al plurale, l'eredità, non l'eredità, perché comunque ha dato tanti insegnamenti, no? A te quale ti ha dato di più, qual è l'insegnamento maggiore che hai ricevuto da questa figura? Ma io vengo da un trittico di riferimenti etici, che sono Giuseppe Fava, che è un giornalista ammazzato dalla mafia, da Enrico Berlinguer e da Vittoria Giunti. Era l'idea di poter sacrificare qualcosa del tuo per riuscire a costruire il futuro, perché se non lasci niente, se non lasci un posto migliore di quello in cui sei vissuto, allora penso non valga neanche la pena di vivere. Vittoria era quell'insegnamento, avrebbe potuto aspirare a tutto, a fare la costituente, la deputata, il sindaco, il parlamentare, a fare anche l'insegnante universitario, invece no, dedicò tutta la sua vita a essere una costante fonte di insegnamento per gli altri. Poi il titolo non l'ho neanche scelto io avevo semplicemente titolato Vittoria
la persona di Bologna che poi in 4 giorni in pratica mi stampò il libro, visto che giuro nessuno aveva voluto farlo, mi disse: la vostra storia ve l'ha raccontata, voi siete una delle sue eredità. E nacque quindi l'eredità di Vittorio Giunti, perché sono tanti, tante le eredità che lascia, e noi ne siamo forse la parte più rumorosa probabilmente. Quindi hai trovato degli ostacoli in Sicilia a pubblicare questo libro? Ma tutta la storia del nostro giornale adesso ha avuto grandi difficoltà in Sicilia ad andare avanti, perché comunque è un giornale che era fuori dai soliti canoni di distribuzione, che raccontava a 360 gradi di ruberie. Era un giornale che immediatamente faceva nemici tutti coloro che controllavano la parte politica, indipendentemente dal colore della parte politica che era al potere. Quel suo libro, che poi nasce come il mantenimento di una promessa a Vittoria, sì, ha avuto diverse difficoltà, nasce una notte a Bologna nel 2007, quando un funzionario della festa dell'unità vuole vedere il libro, gli piace la storia, e in 3 giorni realizza quello che in Sicilia non si è riuscito a fare. Poi è nata la seconda edizione, la terza, ormai la storia gira, quindi non abbiamo più la necessità di dover essere abusivi. Hai vinto quest'anno la 28ª edizione del premio Fava con la vostra rivista Ad Est. Ci vuoi raccontare qualcosa della tua rivista e delle motivazioni per cui siete stati premiati? Beh, Ad Est era una storia collettiva, nasce su indicazione della Giunti nel 2003, giornale particolare perché viene distribuito casa per casa, vive solamente di sottoscrizioni, che ha nell'arco di 8 anni lanciato diverse campagne di sensibilizzazione sia a livello sociale che a livello politico, e che ha coinvolto nell'arco di 8 anni decine di ragazzi in un luogo che era in quel momento assolutamente arato dalla cultura cuffariana. Nel 2008, nel gennaio, arriva il primo regalo di quest'anno, nel 2011, arriva il premio Fava, che per la prima volta da sempre premia un giornalista non iscritto all'albo e premia una testata locale come quella di Ad Est, premiando la struttura, cioè premiando l'idea che si possa fare buona informazione, che poi fra l'altro nessuno mai ha contestato un pezzo che abbiamo scritto, abbiamo sempre vinto tutte le cause che ci hanno mosso contro. Ad Est dimostra che la buona informazione può nascere anche in un piccolo paese della provincia di Agrigento sottoposto a regime di mafiosità. È arrivato il 4 gennaio di quest'anno, il 22 è arrivata la condanna di Cuffaro, penso che l'anno ci è cominciato bene. Poi il giornale nell'arco degli anni ha stampato 52 edizioni, 150.000 copie distribuite fra il cartaceo e il web, abbiamo una pagina internet che copre 100.000 collegamenti. Comunque la storia resta, poi è maturata, perché ormai copriamo diversi comuni ed è una storia in continua crescita, sempre comunque un giornale particolare perché vive esclusivamente di sottoscrizione. Ci puoi ricordare qual è il comune dove è nato questo? Il comune si chiama Raffadali, a 12 km da Agrigento. Il contrasto con lui, con la famiglia Cuffaro, nasce proprio dall'offesa di avergli fatto opposizione in casa sua. E quello poi, per chi si intende di mentalità mafiosa, è l'offesa più grave degli affari che gli abbiamo fatto saltare. Il sito web del giornale? Su www.canalessi.blogspot.com. Tra 2 settimane invece passeremo su un sito ufficiale, che è www.adestonline.it. Poi siamo presenti su Facebook, ormai è la testata lanciata. L'intervista è stata realizzata da Andrea Casati, Aurelia Maruggi e Jonathan Mastellari. Un saluto da Andrea Casati, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.